Ben ritrovati al TG Torino e dintorni, notizie di oggi, lunedì 27 marzo. Ha trovato la fidanzata in discoteca in compagnia di un amico marocchino. Per tale motivo ha affrontato il maghrebino e lo ha accoltellato all'uscita del locale. È successo alle 5:50 di domenica mattina davanti alla discoteca Life a Torino, dove un 37enne di Settimo ha accoltellato un marocchino di 32 anni di Torino alla coscia, all'addome e gli ha sfiorato l'arteria femorale. La vittima è stata trasportata all'ospedale delle Molinette e non è in pericolo di vita. Ha tentato di rapinare una donna, ma è stato arrestato dagli agenti del nucleo mobile della Polizia Municipale di Torino. È accaduto sabato sera a Torino in corso Vittorio Emanuele. Gli agenti hanno fermato un corpulento cittadino in nazionalità moldava, 22enne, che nel tentativo di rapina ai danni di una passante, stringendola al collo, le ha provocato alcune lesioni guaribili in 7 giorni. Verrà processato per direttissima oggi, lunedì 27 marzo. Gli uomini del commissariato San Donato, insieme ad equipaggi del reparto prevenzione crimine Piemonte, personale della divisione PAS, della questura e dell'ufficio di gabinetto, hanno effettuato un controllo straordinario del territorio in Borgata Parella. Sono stati controllati 6 esercizi commerciali, identificate complessivamente più di 50 persone, alcune delle quali con precedenti. Le analisi dell'ARPA hanno confermato che l'area vicino al campo nomadi di Via Germignano, a Torino, è inquinata da sostanze tossiche. L'epicentro dei veleni è nei campi Rom, ma il vento trascina le nubi tossiche provocate dai roghi verso i quartieri limitrofi. Alcuni vigili urbani del nucleo nomadi sono stati contaminati. Per ora sono 14 che si sono sottoposti all'esame del capello, ma il numero potrebbe aumentare. Sala blu di Corso Palestro a Torino, gremita, sabato pomeriggio per la presentazione del libro abecedario del lavoro femminile di Jacqueline Monica Magi, giudice penale a Prato, per molti anni giudice del lavoro presso il Tribunale di Livorno, dopo un'esperienza di sostituto procuratore della Repubblica a Pistoia. Il coro femminile Trevalli si è esibito, come consuetudine ormai da 10 anni, alla piccola reggia di Venaria Reale, per portare un po' di allegria agli ospiti. Uno dei momenti, a detta del coro, più belli dell'attività canora. A novembre l'iniziativa verrà ripetuta con il coro maschile. È tutto per questa edizione. Vi ricordiamo che per seguire le nostre notizie in tempo reale è possibile anche scaricare la nostra app gratuita da Apple Store o Google Play. Buon proseguimento di giornata.